petardi e fumogeni sotto la sede storica di Banca Etruria ad Arezzo, ma non per festeggiare il Natale, tantomeno il Capodanno, bensì per manifestare la rabbia dopo il salvataggio del Monte dei Paschi. All'inizio ci hanno dato di speculatori, di analfabeti funzionali, di gente che ci voleva guadagnare. Noi siamo gente semplice, si tratta di pensionati, casalinghe, operai che hanno affidato a una banca di fiducia i loro risparmi senza volerci speculare né guadagnare sopra, al pari di tutti gli altri risparmiatori Monte dei Paschi. Tengo a precisare che la legge deve essere uguale per tutti, non ci devono essere disparità di trattamento. Cittadini italiani allo stesso modo, per cui non condivido il fatto di essere stati trattati come cittadini di serie A, di serie B, gente diversa da quella che hanno tutelato. La banca, qui hanno salvato una banca e noi che siamo? Gente che della spazzatura sta. Ci sono stati anche attimi di tensione con le forze dell'ordine quando la protesta ha bloccato il traffico in via Crispi. Siamo qui per denunciare l'ennesima beffa, l'ennesima truffa che ci ha fatto questo governo, perché non si può con un decreto che ha fatto per Monte dei Paschi e noi chi siamo? Le falsità che erano state scaricate tutte sull'Europa, i problemi della Banca Etruria, mentre non era vero niente, assolutamente niente. Non vengano calpestati, sto chiedendo a questo popolo di ignavi che si unisca a noi. Questa è una banca che ha fregato un sacco di persone. A Siena sono tutti zitti, ci credo, lì hanno salvato, c'è il paracadute lì, no? Qui nulla, noi non vedremo mai una lira. Senta, gli aretini, secondo voi che solidarietà vi stanno dimostrando? Nessuna solidarietà. E la vergogna è proprio che gli aretini non scendano neanche le scale per venire a fare una manifestazione come questa, cioè viene gente da fuori, io vengo da San Sepolcro, loro da Empoli, e gli aretini non vengono, come al solito. È delle ultime ore, in effetti, la prima vera presa di posizione del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli, che commentando il salvataggio del Monte dei Paschi ha affermato che sono stati usati due pesi e due misure. È vero che Monte Paschi è il terzo gruppo bancario italiano e quindi ha delle dinamiche, delle logiche molto diverse da quelle di Banca Etruria, ma i cittadini sono gli stessi, i risparmiatori sono gli stessi e quindi perlomeno nei riguardi delle obbligazioni ciò che viene fatto oggi poteva essere fatto allora e il recupero doveva essere integrale come sarà di qui in avanti. Quindi non sono contento di quello che è stato firmato, ma non per i senesi, loro hanno fatto bene, cioè io sono nel cuore, sono cittadini come noi, ma proprio per questo anche gli aretini avrebbero dovuto avere un trattamento diverso. A noi non ci hanno ridato niente e loro vengano salvati con i soldi pubblici. Questi non sono dei governi seri. Pensate che per quanto riguarda il Monte dei Paschi sono stati tutelati addirittura anche gli investitori istituzionali. Ed in questa piazza invece ci sono dei pensionati, delle persone che hanno perso il lavoro e che non hanno riottenuto un centesimo. Questa è una vera e propria vergogna. Noi non dovremo venire sotto la banca, noi dovremo veramente iniziare ad utilizzare le maniere forti. Però non lo possiamo fare, lo sa perché? Perché noi siamo gente onesta, però siamo veramente abituati ad avere a che fare con dei grandi disonesti. Noi chiederemo alle forze d'opposizione di poter in qualche maniera muoversi per perfezionare questo decreto. Molte forze d'opposizione hanno giustamente approvato il decreto salva Monte dei Paschi, noi non abbiamo nulla in contrario, erano risparmiatori anche quello, ma non si può certo ignorare i nostri risparmiatori e la disparità di trattamento che è stato utilizzato. Come dicevi più tu, questi 20 miliardi potrebbero essere utilizzati anche per risanare i nostri problemi. Sindaco di Arezzo si è espresso, più o meno dopo un anno però si è espresso. Sì, infatti a noi ha fatto molto piacere, ieri ho avuto modo di chiamarlo, di telefonargli personalmente e ringraziarlo a nome dell'associazione.
in effetti insomma abbiamo gradito molto, anche perché è il sindaco di una città messa in ginocchio dalla politica sbagliata.